Signore e signori, siamo tornati. Voglio dire solo che il Barrog ha fatto una meme bellissima, che è Quello dello geniale. svizzero. Quella dello svizzero mi ha fatto crepare in due. Lo svizzero, vedi. Ma proprio crepare. Adesso la trovo e la leggo perché non so. No, andate a vederla su Facebook. Che cazzo? Hai ragione. Che cazzo. Allora, ragazzi, eravamo adesso. Chi tocca? Chi Sono tocca? Chi l'ultimo. Abbiamo fatto tocca? tutti e due 5. Tocca a Cecil, quindi a 3 punti sangue, di cui uno spendo subito per svegliarmi. No, 2 punti sangue. 2 punti sangue. Ma Quindi. non ho problemi. Beh, no, tu ne hai di problemi, sei un ventru, cazzo. No, non ho problemi, vai tranquillo. Tra l'altro, qui, William. Sì. Hai preso 2 punti sangue. No, anzi, le sacche di sangue danno un punto sangue Punto ogni 2 sacche. sangue. Un punto No, sangue. 2 sacche. 2 sacche, quindi ne ho preso uno e mezzo. Sì, quindi no, contane. Sì, dai, contane due lo Due. stesso. Quindi sono a 4. C'ho Perché ancora siamo sete. buoni. Perché siamo buoni? Perché è solo iniziata la serata. Lo sapete, io vi carico per poi uccidervi. Luca torna a fare il master, Valar Morghulis, come dice il Barrog. Veramente. Ok, ragazzi, tra l'altro io sono in una luce giallastra, assurda. Sono una luce giallastra, so. Perfetto. Quindi, Rick Spencer. Passiamo a Hola, Spencer. Rick, hola, tu ti hola. svegli. Nella mia reggia, ovviamente, super lussuosa. Ah. Bellissima, maestosa, gigantesca. Sono pieno di soldi, ragazzi. Non so se si nota. Dov'è che si trova? Si trova, diciamo, poco fuori in periferia di Londra, diciamo. Si trova dove si trova. Quindi è una villa. Perfetto. Sì, è proprio una bella villa. Cioè, è proprio una bella villa. È proprio una bella villa. Ok. Quindi, Ok, mi Rick, sveglio. quali sono le prime cose che fai quando ti svegli? Soprattutto sei molto anche tu sei molto assetato. Senti Ma la tanto pizzicata. è la serata questa, non c'è problema. Questa è la serata giusta. Sì, infatti, se ben ricordo, nel tuo locale, nel tuo nightclub, quello che gestisci tu, anche Esatto. se in realtà lo gestisci per conto di tuo zio, che si chiama? Sì, mi è stato affidato da mio zio, ma Si chiama? Ok. chiamiamolo Gabriel. Zio Gabriel, tra l'altro, non ha il tuo stesso cognome. È un parente di tua madre o forse di tua nonna, non l'hai mai capito e non hai mai indagare troppo. Ma sta di fatto che in realtà il locale è suo. Perfetto. Quindi cosa c'è nel tuo locale questa notte, il tuo nightclub? Ah, nel mio bellissimo nightclub questa serata, che è martedì sera, ricordiamo, c'è la bella, bellissima serata gay, omosessuali. E perché sei così felice? Perché io mi cibo appunto di sangue di omosessuali. Omosessuali. Non ci avrei mai pensato, gran scelta. Sì, Io mi immagino Robin che entra nei locali. Beta, sì, beta. No, più che altro quando deve mangiare va in giro con Grindr, capito? È lì che fa Tra 100 metri, l'altro, io ho il fantastico. mio gregge personale di persone, cioè di cui io mi cibo. Sì, Sono 3 persone. si trovano ovviamente al locale. Sono persone che, uomini, disposti a concedersi a te senza problemi, a farsi succhiare il sangue da te senza problemi. Ti puoi cibare di loro senza, e puoi essere sicuro che loro non ti tradiranno mai. Sono come estasiati, perché quello che provoca il bacio, questo lo dico a tutta la chat, in Vampire the Masquerade, il bacio del vampiro, il mordere del vampiro, provoca estasi nei mortali. Praticamente un mortale morso da un vampiro non può impedire, non può ribellarsi.
perché prova una, un'estasi. Praticamente il vampiro inietta, o comunque il sommorso provoca un'estasi totale nella vittima, parzialmente dolorosa, però in realtà è un'estasi di piacere. Quindi esistono mortali che sono completamente, è come una droga per loro. Esistono mortali che non vedono l'ora che il loro signore si cibi, banalmente. E ovviamente nella camarilla i vampiri sono invitati a mangiare senza rompere. Quindi mangiare, quindi bere da una vena, da un essere umano, senza ucciderlo. Perché ovviamente un cadavere porta delle domande. Il sabbat, che è l'antitesi della camarilla, non gliene frega nulla. Anzi, se può abbandonarlo il più in vista possibile il cadavere, è solo felice. Perfetto. Esatto, qui... Cremisi. Esattamente. Quindi mi vesto bene, mi metto tutti i miei vestiti quelli seri, i miei guantini, e poi vado dalla mia... Io ho due seguaci. Hai due servitori, praticamente. Esatto, due servitori. Uno è una guardia del corpo, e l'altra è la mia autista. Ma sono tutte e due gol, giusto? O non gli hai donato il tuo sangue? No, vengono semplicemente strapagati da mio zio. Ok, va bene. God è come un rich. Ok, perfetto. Quindi ti alzi. Sì. Hai qualche affare di solito di cui occuparti nella tua villa? O... No, di solito mentre la mia autista guida ascolto le notizie del giorno tramite una radio e ho i miei affari con il cellulare, seguo i miei affari col cellulare. Perfetto. Quindi prendi la macchina e ti dirigi verso l'Elysium. Ok, passiamo a Rexen con Jamie Rourke. Jamie Rourke, okay. Dove ti trovi? Allora, sono nel taxi che guido e sono precisamente nella zona del est Londra, nell'Essex, nei sobborghi di Londra. Esatto. E sto cercando clienti. Sai che devo anche tirare il sangue perché non ho tirato. No, mi va bene il tiro che hai fatto prima, non c'è bisogno di ritirare. Ah, ok, certo, perfetto. Quindi io so. Anche perché con due vuol dire che ti sei svegliato e hai aggredito la prima persona che hai trovato. Anche perché sei un cazzo di brucia. Capo quello. Quindi ho 7 punti sangue. Sì. 6, perché uno l'ha usato per svegliare. Perché ci segue in chat. Un vampiro per svegliarsi ogni notte deve bruciare punto sangue. Ogni vampiro può avere un massimo di punti sangue che dipende dalla loro generazione. Tutti i nostri giocatori sono di 12esima generazione, quindi 12 generazioni lontani da Caino, e possono avere al massimo 10 punti sangue. Perfetto, quindi caro per la chat, perché se lo chiede è praticamente la copia con la mia faccia di Travis Bickle, quello diciamo il personaggio di Taxi Driver. Quindi guardate il trailer, magari adesso qui te lo metterà anche in chat, così se, per chi non l'ha visto, ma penso yes. Ma comunque va rivisto perché è bellissimo, sì, lo metto io. Oh. Comunque è esattamente quel personaggio, quindi non il taxista più rispettabile e accogliente di Londra, però è pur sempre un taxista. Perfetto, c'è un uomo a un incrocio. Mm-hmm. Tira fuori il braccio perché fermarti. Costo e diciamo, mi fermo davanti in modo che da far salire il cliente. Perfetto. È un arabo, sebbene vestito all'occidentale. Ha una ha una 24 ore, è molto curato. In effetti stona un po' anche nel posto dove sei, perché nel senso è una zona abbastanza povera quella, quindi stona leggermente, non ha abiti ricchi, però è vestito bene. Sale sopra e ti dà un indirizzo della city, quindi della City of London, quindi della parte centrale della città di Londra, quella parte finanziaria. Sì, esatto. Beh,
parte e inizio a guidare. Va benissimo perché si tratta di una bella bella tratta e quindi saranno un bel po' di soldi. E comunque devi andare da quella parte perché devi andare all'Elysium, quindi tanto ci dovevi comunque passare. Vuoi chiacchierare col tizio? Sì, sì. Ok. Where are you from? I take the taxi. Get off, get on, get off. Where you want to go? A proposito, Jamie, di che nazionalità sei? Ceceno. Ma di seconda generazione, giusto? Sì, sono di genitori ceceni, nato in Inghilterra. Perfetto. Ok, cosa chiedi all'uomo? Come mai da queste parti? Non mi sembra un bel posto. Ah, no, nulla, niente. Per affari. Avevo alcuni impegni, dovevo parlare con un paio di persone in zona. Ma comunque non mi sono mai fatto problemi del posto. A volte trovi le migliori persone nei luoghi meno rispettabili. Parla con un perfetto inglese. Guarda, faccio... Di cosa si occupa? Io mi occupo di alcuni gruppi finanziari, del loro portafoglio, ma in realtà sembra interessante, ma è tutta roba noiosa. In realtà mi occupo di acquisizioni di vecchie case per ristrutturazioni. E i miei clienti sono, diciamo, un gruppo di industriali che cercano di ricostruire delle varie zone. Ci sono alcune case in zona che sono molto interessanti. Quindi si occupa praticamente di compravendita per determinati locali? Sì, compro un posto, loro lo demoliscono, ci costruiscono sopra un posto più bello e ci guadagnano sopra. È roba noiosa, però è il mio lavoro. Ah, vabbè, certo, io sono un semplice tassista. Sicuramente. Cosa fa nel tempo libero invece? Beh, un po' di questo, un po' di quello. Mi alleno, niente di particolare. Ah, si allena? Quindi è un combattente? Faccio il pugile nel tempo libero. Ah, la nobile arte. Anch'io mi diletto. Così dico. Anch'io mi diletto in attività fisica, arti marziali ogni tanto, quando ho il tempo libero. Ah, quale arti marziali, se posso chiedere? Più che altro varie discipline, Krav Maga, Kung Fu. In realtà ho girato molte discipline diverse, mi annoio dopo un po', però ognuno mi ha dato qualcosa da imparare. Beh, è un tipo interessante, signor... Signora... aspetta... Abdulaziz! Karindesen! È di Londra, signor... No, Karindesen? Io vengo da fuori. Sono da dove? Originario della Turchia. Mm. Ma diciamo che ormai sono da queste parti da un bel po' di tempo. Si sente un ottimo inglese. Sì, per fortuna la mia famiglia si è potuta permettere di insegnarmelo. Ah, bene, più o meno ho avuto tutte le informazioni che volevo. Perfetto, vieni portato. Lo porti all'indirizzo che ti ha indicato. Mm-hmm. In realtà è una piazza nella City of London. Lo lasci in mezzo, praticamente adiacente alla piazza, scende e ti porge 40 sterline, che sono 10 sterline in più di quanto in realtà sarebbe costata la corsa. Oh, grazie mille. Per le chiacchiere.
grazie mille. Che brucia cordiale. Passi una buona notte. Bene. Anche lei, signor Karindesen. Poi prendo e mi dirigo verso... Che deve spaccare la testa anche al cliente. Dove la porto? Dove la porto? Carico il cliente in tutti i sensi. Con la macchina. Tira fuori, mette un braccio dietro il sedile, tira fuori un ariete portatile. Perfetto. Apro le porte delle YouTube. Ti dirigi anche tu all'Elysium, visto che comunque è una di quelle serate dove si viene invitati. Perfetto, manca solo uno, il nostro nobile, il nostro caro, carissimo Jonathan Hamilton. Salve. Quit sta pregando per l'interpretazione. Naus, i primi minuti sono sempre i tuoi migliori, vai. Vai. Ho 8 punti Jonathan. Sangue, ne utilizzo uno per svegliarmi. Perfetto, Jonathan, dove ti svegli? Nella torre del castello della mia famiglia. Ti dico subito dov'è. È nel Green Lanes. C'ho anche la via volendo, perché è l'unico castello che esiste. Okay. Mi sveglio nella torre più alta, che è l'unica che c'è, dove ho raccapezzato una stanza di fortuna con dentro una bara. Esco fuori e mi preoccupo degli animali che vivono sopra la mia testa, ovvero dei piccoli pipistrelli che escono fuori la sera per nutrirsi. Hanno la tana dentro il mio castello. In teoria dentro il castello non c'è molta vita, anche se è un museo però aperto di giorno, quindi adesso ci dovrebbe essere soltanto il guardiano notturno, che verrò a vedere dopo. Alcuni pipistrelli adulti sono già usciti per andare a dei piccoli insetti, mentre io adesso mi prodigo a nutrire i piccoli che sono già lì con degli insetti che ho trovato e raccimolato all'interno appunto del castello stesso. Come sei vestito? Come sei vestito, Jonathan? Ho una giacca molto lunga, un po' vecchia, un po' vecchiotta. Jonathan è un nobile e tende ancora a mostrare dei segni di nobiltà, frutto appunto di una delle regole ferree dettate appunto dai suoi familiari che comunque gli sono rimaste. Tende ancora non a ostentare questa nobiltà, ma a trattenerla come unico lascito. Una cosa importante, faccio un rapidissimo giro. William, da quanti anni sei un vampiro? Io? Beh, con la bombetta saranno 50 anni. Ma che era scelta? Quando è che si usavano le bombette? Gli anni d'oro dello stock market. Sono un vampiro dagli anni d'oro dello stock market, praticamente. Gli anni 20-30? Sì. Vai. E hai 80 anni, sì. Da vampiro. Sì. Vale. Ok. Jamie, quanti anni hai da vampiro? Jamie, sì, no, stavo pensando a Robin. Calcola... dalla guerra del Vietnam, quindi dal 30-40? No, beh, più. Al 60. Più. 60, ok. 60. Quindi hai... No, Rex ha qualche problema con la storia. Oh! Anch'io, non è un problema. La stiamo facendo insieme, ragazzi, va benissimo così. Ok, anche Jamie Lorcan ha 50 di anni come vampiro. Rick Spencer, sì. Da quanti anni sei vampiro te invece? Tu sei molto giovane invece. Sì, 15 anni. Sì, tu sei stato appena... dagli anni 2000 praticamente. Praticamente te sei stato appena introdotto da pochi anni, veramente pochi anni, alla società vampirica, come si intende. Hai passato comunque hai passato i primi 10 anni con il tuo sire per essere indottrinato, e solo gli ultimi 5 anni hai finalmente potuto relazionarti con altri vampiri all'Elysium. Mentre il nostro caro Jonathan Hamilton... Sono giovane anch'io, però non così tanto, avrò una 20 anni di vampirismo probabilmente. Ok, 20 anni da vampiro. Ragazzi, per la chat è importante sapere, perché decide anche quali sono le esperienze dei personaggi.
dipende anche rispetto a quanto sono aggiornati. Ovviamente Jamie Rourke magari sì, conosce bene sa usare un computer, ma non così bene. William Temple non ha questo problema, ma perché lo fa di lavoro. Ma magari William sì, ah, secondo me infatti gli anni 20 è troppo presto. Direi 60-70. Sì, direi anni 60-70. Per la bomba, ma quale bombetta? La bombetta quale? Non ho presente la bombetta, forse. No, ma non è solo per la bombetta, è per lo stock market, i computer. Ah, ok, no, scusa, io ero rimasto. Hamill, che lo conoscevo quando ero vivo. Quindi... Sì, 60-70 va bene. 70-80. È partecipato alla presenza. C'è una cinquantina d'anni. Sì, c'ho una cinquantina d'anni anch'io, per forza. Ok, perfetto. Ok, adesso torniamo sul nostro Jonathan. Quindi Jonathan, c'hai descritto come sei. Sei nella torre, nella torre del castello, che in realtà è più una specie di magione. Quindi ha solo una torre reale, sì, che è riconvertita a stanza. È stata brutalmente sbarrata da... Qui non si può passare, fondamentalmente. Sì, è così le porte... È agibile. Sì, esatto, cioè non entra più praticamente nessuno. Mentre il resto della magione è un museo di giorno, museo. Quindi in realtà non ti appartiene più. No, non mi appartiene più, ma comunque ne trago ancora dei leggeri profitti, dati appunto anche dal fatto che era della mia famiglia, l'hanno venduto fondamentalmente a Londra, alla città di Londra, appunto come opera, diciamo, comunale. Aspetto il rientro dei pipistrelli adulti, che avranno fatto un giro anche per la città di Londra, per vedere se ci sono stati dei disturbi all'interno della città londinese. Ma allora, parlo un po' con loro. I pipistrelli si spingono fino al confine di Londra, non si spingono molto più là. Quindi diciamo che controllano meglio la periferia intorno alla tua magione. Meglio così? No, sono calmi. Perfetto. Dato questo, dopo che ho comunque controllato che sia i piccoli stiano bene tutto quanto, decido di uscire fuori dalla mia stanza, attraversando tranquillamente il museo, senza farmi vedere, perché posso permettermelo. Ok. Mi dirigo verso la stazione di... Aspetta che ce l'ho qua. Un secondo. La stazione di Finsbury Park, che è un chilometro a piedi, prendo le sembianze di una delle persone che hanno visitato il museo di recente. Ce ne sono talmente tanti, comunque io dalla torre riesco a vedere tranquillamente le persone che passano. Allora, andiamo a vedere un attimo l'uso della disciplina che fa Naux con il suo personaggio di Jonathan. Okay. Vai, vuoi spiegarla tu, Naux? Allora, la disciplina che sto a utilizzare si chiama oscurazione. Ah, prima di tutto, cosa sono le discipline? Le discipline sono i poteri del sangue derivati da Caino. Ogni clan ha i propri poteri. Alcuni sono alcuni ce li hanno più clan, mentre altri sono solamente ed esclusivi di un dato clan. Esatto. Vai pure. Utilizzerò l'oscurazione, che è un potere che permette al vampiro di confondere la mente degli altri. Non è una propria e vera invisibilità o un vero modifiche del corpo, bensì è una distorsione mentale all'interno delle menti altrui. Quindi quello che andrò a fare è semplicemente modificare il mio aspetto agli altri, utilizzando appunto la disciplina di oscurazione Maschera dei Mille Volti. Questa disciplina appunto mi permette di prendere le sembianze, la voce, l'aspetto di un'altra persona, andando a superare l'ostacolo dell'aspetto dovuto appunto inosperato, che sono estremamente brutti. Questo mi permette appunto di uscire fuori tranquillamente, passeggiare in mezzo alla popolazione normale. Per farlo bisogna fare un tiro, dimmi se sbaglio Luca, su persuasione più espressione artistica. Sì. Quindi, per usare questo dono di Caino, o disciplina, la chiameremo d'ora in poi disciplina, il nostro caro Jonathan deve farmi un tiro di persuasione più espressione artistica a difficoltà 7, e in base al numero di successi, 5. Lui si trasformerà più o meno bene. Più uno cancellano i risultati positivi, cancellano ognuno
ogni uno cancella un successo. Madonna, quanti ne hai, scusa? 5 più 3. Oh, complimenti. Quindi a difficoltà 7, però sei stato sfortunato. Sono due successi. Quindi ha un aspetto diverso da te, ha un aspetto diverso da se stesso. La gente non lo riconosce facilmente o non concorda sulle sue sembianze. Riesci a interpretare più o meno l'aspetto della persona che hai visto, ma non in modo perfetto. Va bene lo stesso, l'importante è togliere l'effetto di bruttezza totale dalla mia faccia. Questo perché, lo spieghiamo anche in chat, i Nosferatu, appunto, di clan, sono orribilmente brutti. Sono stati maledetti, così dice la leggenda, maledetti da Caino, con appunto l'essere dei mostri orribili, perché hanno il loro antidiluviano, il loro progenitore, il primo di loro, commise un peccato atroce e Caino stesso lo punì. Quindi i Nosferatu di base hanno aspetto uguale a zero, sono delle cloache umane, anzi cloache vampiriche, sono delle persone orribili, proprio brutte esteticamente, non potrebbero effettuare nessun rapporto con gente normale. In più, nella camarilla, per non violare la maschera, il semplice aspetto di Nosferatu è già per sé una violazione. Quindi ogni Nosferatu deve porre rimedio e impedire che la gente veda il suo aspetto. Quindi, perfetto. Jonathan, prendi l'aspetto della, più o meno, del visitatore del museo che del giorno prima. Non è così perfetto, però comunque confondi il fatto che dovrebbe andare bene e copre bene. Prendi la metropolitana. Sì. E ti dirigi anche te verso l'inizio. Perfetto. Quindi, adesso abbiamo presentato tutti e quattro i personaggi. Dimmi, Quit. Io ho ancora parecchia sete, comunque, avendo solo 4 punti sangue, no? O sono sì, sei assetato, non troppo. Però mi dà fastidio questa sera. Di solito non puoi sono decidere assetato. Di fare una giocata per dissetarti. Sì, c'è questo... Tra l'altro, Rick Spencer... Tu fai prima un salto al tuo nightclub o vai certo. Ok, vai al tuo nightclub. Ok, quindi dimmi invece, William. Ci sono queste persone che io tendo a tenere sott'occhio perché sono delle persone molto abitudinarie e mi piacciono un sacco. E c'è questo tale, il quale che si chiama Frank Miller. No. Frank, Frank, va bene, non preoccuparti. Frank Tuck che praticamente è solito andare, lui lavora di notte, fa la sicurezza per un palazzo ed è solito andare al lavoro in maniera molto precisa e passa sempre per un vicolo per risparmiare tempo. Okay. Spieghi anche a chi ci sta seguendo come tu hai questa conoscenza? Perché allora, di solito sono persone che passano per la strada, spesso li avvicino e poi comunque li tengo sott'occhio grazie alle abilità informatiche e di investigazione. Quindi non hai nessun reale background che te li conceda? No, background no. Ok. Allora, adesso un attimo prendo la tabella. Dovrebbe esserci la tabella della caccia. Sì, c'è in teoria. È su quello che ti è passato Tia prima. Sì, lo sto usando. Tabella, sollevare, tabella, difficoltà a cacciare. Tabella. Allora, quindi cacci nella tua zona? Sì. È in questo vicolo, lui passa sempre in teoria in questo vicolo dove io ho calcolato che riesco a ucciderlo abbastanza in breve tempo senza che nessuno ci veda e c'è di fianco un cassonetto dove puoi distribuire il corpo. Ah, ma lo vuoi uccidere? Sì. Sei sicuro? Sì. No. No. Okay. Brutta cosa. No, sono infastidito. Oggi Emil è arrivato in ritardo. Non mi ha portato le sacche. Sì, ma io sono un malcavio, non posso fare il cazzo che mi fare. No, aspetta. Te lo dico io sinceramente. No, ovviamente il personaggio di Quit
Te lo sto dicendo solo per parlare. Sì, sì. C'è la maschera. Sì, ricorda, ma che è... Ok. Ricordatelo. Sì, sì. Lo so. Perfetto. Ok, tirami allora sulla per la caccia. Qua devo tirarti? Tanto c'ha culo coi dadi, ragazzi, non vi preoccupate, non chiama nessuno. Adesso l'hai detto, figa, non devi dirlo. Non è quello. C'ha culo coi dadi, lo dico due volte così sanno. Edo, ricordati, lecca dopo la ferita. Sì, sì. E il culo. Allora, scusatemi un attimo che non mi ricordo bene cosa bisogna tirare per cacciare. Io fossi te gli farei tirare tipo 108 dadi. Adesso faccio tipo la metà 10, la metà 1 e si annullano tutti. Ok, percezione. Devi tirare solo con percezione. 3. Hai difficoltà 5. Passa. Boom. Non c'è del 9, ma ho fatto il 7. Sì. Ok. Riesci ad aggredire, o meglio, ad approcciare nel vicolo Frank, che ti conosce, Frank? No, Frank non mi ha mai visto, io lo tengo sott'occhio da lontano. Sono una specie di stalker. aggredisci Frank e appena lo mordi, lui smette di lottare. Ti cibi di lui fino in fondo, bevendolo totalmente, giusto? Sì. Mi ha dato proprio fastidio il fatto che mi sei arrivato in ritardo. Non ho molto self-control. Lo bevi totalmente, ti recuperi tutti i punti sangue, però adesso mi dovrai fare un tiro per l'umanità. Mm-hmm. Quindi tirami su coscienza. Allora, coscienza. È molto importante. La chat, è molto importante il gioco di Vampire, la natura vampirica. Ogni vampiro in realtà cerca di essere comunque seguire la natura umana per non lasciare troppo spazio alla bestia. Quindi cosa hai tirato? 3, 5, 6. Io ho 3 di coscienza. Hai la difficoltà è 7. Sfiga. Perdo l'umanità, Cicino. Vabbè. Non era molto alto per cominciare. Ragazzi, ovviamente, per la chat, scusate, ma è la prima volta. Io ancora... Allora, no, era difficoltà 8. Cosa, aspetta? La gerarchia dei peccati. L'uccidere una persona è una difficoltà 8. Sì, mi sembra di sì. Sì, perché l'umanità non uccidere è lottare. 8 sì. E danno al prossimo. Sì. Sì, quindi sì, è giusto. Ok, perfetto. Perdi un punteggio di umanità. Va bene. Per far capire alla chat come mai Naux ha queste reazioni. Come mai comunque abbiamo chiesto a Quiz se era sicuro della sua azione. Perché? Perché in Vampire appunto c'è l'umanità. I vampiri, nonostante siano diventati mostri, cercano di combattere la propria natura, anche perché abbandonarsi totalmente vuol dire abbracciare la bestia. Che cos'è la bestia? La bestia è quella creatura dentro ogni vampiro che non vuole altro che cibarsi, uccidere e dormire. Quindi man mano che si perde umanità ci si avvicina sempre più a quella bestia. Quando si raggiunge umanità zero, per farci capire, il giocatore perde il proprio personaggio. Yes. Diventa una bestia, diventa un mostro senza logica. Ferale, totalmente. È proprio ferale, al massimo. Ovviamente ci sono alcune distinzioni. Perché questo? Nella camarilla ovviamente si abbraccia l'umanità. La camarilla in realtà sono vampiri che sono più vicini... sono molto vicini agli umani, sebbene siano dei mostri, mentre nel Sabbath, per esempio, questa cosa non è così sentita e infatti hanno un codice morale diverso dalla camarilla. Però
va benissimo, perché comunque abbiamo esplorato diverse cose. Abbiamo esplorato una giocata di William su finanza, abbiamo esplorato un uso delle discipline del personaggio di Jonathan e abbiamo esplorato l'umanità, l'utilizzo di umanità sempre per William. Tra l'altro, importantissimo, il punteggio di umanità, ragazzi, questo lo dico per la chat ma lo dico anche per i giocatori, il punteggio massimo implica anche quanti dadi si possono usare massimo tra le virtù, quindi tra i tiri vari di coscienza, self-control e coraggio. Non si possono usare più dadi della propria umanità. Quindi io sono arrivato a 4. Sei umanità 4? Yes, era 5. Minchia, sei molto 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 sotto. Sei Hitler. Sì. Allora, hai la sei mia Hitler. Stessa umanità divisa. Ma Hitler era molto efficiente, infatti. Puoi dire quello che vuoi di quell'uomo, ma non che non fosse efficiente da quel punto di vista. Ecco, diciamo che il nostro caro William sta già scendendo una pericolosa china giù per il burrone. Per farvi capire alla chat, William Temple ha umanità 4 adesso. Mentre Jonathan, tu quanta umanità hai? 7. 7. Qualcuno ha più umanità di lui? Io. 8. Giostro Rick Spencer ha umanità 8. Per gli standard di Vampire, avere umanità 8 è scritto: sei più umano degli umani. Sì. Sei un santone, cioè sei troppo... In realtà no, significa che capisce esattamente il suo posto, capisce esattamente il suo posto e cerca in ogni modo di negare la propria natura mostruosa. Sì, rispondo io. È una cosa molto importante, ragazzi. Cose similari sono, per esempio, i punti sanità di Cthulhu, il richiamo di Cthulhu, una cosa similare all'umanità. Cose similari potrebbero... Ragazzi, a voi viene in mente qualcos'altro di altri giochi? 10 comandamenti, per farvi capire, ragazzi. Sì, no, no però per quelle di altri giochi... No, adesso lo richiamo di Cthulhu, viene in mente. Con la perdita. Che è simile all'umanità, sì. Questo perché? Perché sia Vampire che richiamo di Cthulhu contano molto anche sulla componente... Anche la sanità mentale di Schwarz in Sinerequie. Esatto. Anche vero, anche Sinerequie esplora questo aspetto, è vero. Perfetto, quindi comunque ragazzi io ho fatto una giocata che pensavo ho reputato giusta per il mio PG, non mi interessava perdere umanità o meno, no, non è quello Edo, più che altro per la era giusta concezione. Ma la tua concezione è sbagliata su Malkavian come il mio perde la brocca sempre e solo quando la sua tabella di marcia è sballata da qualcuno. Sì, ma perdere la brocca non eri in frenesia, quello è il senso, cioè sì, non è frenesia, di te. Non è frenesia. Vabbè, scelta interpretativa. No, è scelta come vuoi, infatti era per quello, più che altro un po' l'inculo dopo. Ok, raggiungiamo il cavolo di Elisum. Però cibarmi dal mio locale gay. Vabbè, Rick Spencer, descrivici brevemente la scena perché non ci sono problemi per te, nel senso vai nella tua zona. Hai beh, però... Io anche ti ricordo la dipendenza, quindi penso che loro siano anche un po' brilli. Sì, sono brilli. Va bene. Arrivo nel mio locale, ovviamente. No, altici sì. Cosa? Altici. Hanno già bevuto, sì. Sì, sono altici, va bene. Arrivo nel mio locale, ovviamente la scena, potete immaginarlo, c'è tipo quello strarico, il proprietario del locale arriva e offre un giro a tutti, sì, va bene, bla bla bla. Incontro il mio socio in affari che è il mio alleato che si occupa di gestire il locale quando io non ci sono, facciamo due chiacchiere, poi vado di là, diciamo un po' tipo nel privé, e ci sono già i tre che mi aspettano e facciamo una specie di rito, poi io mi cibo e di loro. Segretissimo Blood Job, come Blood Job è ovviamente per loro diventa un evento sessuale, è un'estasi per loro, è un evento comunque sì, è un'estasi e soprattutto loro comunque lo usano anche per iniziare tra di loro un'orgia, esatto, un menage à trois. Tu di solito non partecipi, tu semplicemente li metti in quello stato. Esatto, bravissimo. Anche se in realtà non è che facciano molto, perché dopo aver subito il bacio, in realtà passano almeno 2 ore stesi sui divanetti,
senza. Vabbè, che... dai, si danno due coccole, per dire. Si danno proprio due coccole. E sono praticamente... È come se fossero in botta totale. Non capiscono nulla. Quando si stanno per risvegliare, che... quando... Cioè, è presente la mattina che ti svegli, ecco. Poi lì cominciano. Ok. Io invece, però, a te, volevo essere un po' bastardello. Ecco, strano, vero? Ma è normale questa cosa. Vorrei farti fare un tiro per resistere alla frenesia, perché comunque hai pochi punti sangue. Va bene. Quindi hai... Tu hai due punti sangue, giusto? Yes. E fu quindi... così che mangiò. A difficoltà 4. Mi fai un tiro... sulla frenesia. La frenesia è sul self control e basta, mi pare. Sì, andate, vai. Self control io ho 5. Vadi. Quindi adesso tiro 5 di 10. Basta un successo. 10, 8. E cos'è la difficoltà? 4? Sì, era basso. No, 3. No, 4. Era bassissimo. Ho fatto tutti i successi, pure un critico. Non c'è bisogno di un altro 10. Un altro successo. Hai un perfetto autocontrollo mentre ti cibi e quindi non rischi di eccedere. Perché ovviamente se si beve troppo, ovviamente si rischia di uccidere o comunque incapacitare le proprie vene. Aster. Ha una dipendenza lui? Sì. Quindi deve avere anche dei malus su... La... Sì. Sì, sì. Ha dipendenza, ragazzi. Malus, dipendenza. Non deve fare un tiro? Sembra di averlo visto qua. Per evitarlo. Dipendenza e a... Prontezza? Ma no, in realtà non è che lui lo eviti molto, nel senso, lo fa sempre. Che è... Sì, diciamo che lo può fare per mitigare l'effetto. Infatti, c'è la possibilità, c'è. Che cosa? Mitigare l'effetto dell'alcol. Con cosa? Ti fa fare un tiro per resistere. Va bene. Un tiro su tempra. Sì. Allora, momento che mi fondo. Allora, comunque, spero che vi si stia capendo tutto. Ragazzi, controllate la chat, ditemi se stanno capendo. Sì, no, ragazzi stanno capendo. Perfetto, stiamo andando leggermente lenti perché è la prima volta che personalmente ci andiamo a vedere tutte le regole varie. Mentre ovviamente possono testimoniare i ragazzi qua, ho un paio di persone che ci stanno seguendo in live, non ho problemi in live. Tra l'altro, la butto lì, lo ricordiamo sempre. Edo, ricordiamo un attimo il prossimo live di Vampire Lex Talionis, glielo certo, dici tu? Certo, ragazzi. Il 16. Allora, il 16 di maggio c'è il live di Vampire Lex Talionis, dove noi giochiamo Sabbath, in realtà non Camarilla. Ci sono io, c'è il master che fa il master, e anche un PG, che è un PNG attualmente. Ci sono altri due ragazzi tra i fan di Ice Games Italia, che sono Bogius e il Gerva, che sono già venuti a giocare e giocano da un po' con noi. Il live non è nient'altro che una... Grazie. Il live non è nient'altro che una partita dal vivo di Vampire che continua negli anni. Io sono 2 anni che gioco lo stesso personaggio. Che cos'è quella roba che stai mangiando, tia? Abbiamo portato una conchiglia da Montella. Bravi. Vaffanculo! Il live ovviamente è fatto in un posto dove bisogna andare, bisogna travestirsi, quindi... proprio interpreti proprio il personaggio, devi essere lui. Io infatti vado in giro con una maglia della Roma, un giubbotto di pelle. Comunque, per spiegarci, il live lo facciamo a Milano, alla Ludoteca Santo Guzzone. Se voleste partecipare saremmo molto felici di ospitarvi. Tutti possono partecipare, ragazzi, solo che venendo molto tardi, verso le 2, è meglio che siate maggiorenni. Probabilmente è più comodo per voi, è più facile per voi poter stare fuori fino a quell'ora. Niente, se volete chiedeteci sulla pagina di Facebook. Ora andiamo avanti. Alcol, perfetto. In realtà non c'è modo di resistere. No, no. Sì, scusa, perdono. Quindi il vampiro sottrae uno dall'ammontare dei dadi di destrezza e intelligenza per ogni eventuale
per ogni eventuale equivalente di due drink alcolici all'interno del sangue della vittima. Quindi tu hai bevuto fino a sazietà, Spencer, fino a riempirti. Quindi hai bevuto 8 punti sangue. Urku, esci anche tu ubriaco dal locale. Beh, è una dipendenza, quindi per forza. Hai 4 in meno a destrezza e 4 in meno a intelligenza. 4 dadi in meno a destrezza e 4 dadi in meno a destrezza. Destrezza e intelligenza. Cioè, è ubriaco, ragazzi. Penso parecchio male. Sono ubriaco, ma sono ricco sfondato, ve lo dico subito. Disse davanti alla gang. Ah, davvero? Vieni con me, amico. Vieni. Non c'è problema per me. Basta chiamare mio zio. Sta parlando con loro. Zitto, mattone, zitto. In effetti in quel momento lui potrebbe essere per dire zitto, mattone, zitto. Zitto, mattone, zitto. Ok, ragazzi. Stai urlando. Finalmente con anche Rick Spencer. Grazie di dire smattone zitto perché mi fai ridere. Con anche Rick Spencer in macchina che finalmente si sta dirigendo all'Elysium anche lui, vi presento l'Elysium. L'Elysium, che lo spiego per tutti, è il luogo di ritrovo della Camarilla, dove si ritrovano i vampiri di notte, e ce ne sono di più. Possono essercene di più per ogni città, e Londra ne possiede diversi, dipende dagli eventi che si vogliono fare e dalla situazione proprio all'interno della società vampirica, se è più o meno rilassata. L'Elysium è il luogo di ritrovo. Ci sono delle regole fondamentali nell'Elysium, che non bisogna sgarrare, ovviamente l'ospitalità, il non aggredire nessuno all'interno dell'Elysium. Ce ne sono anche altre, ma queste, diciamo, sono le principali. Rimane il fatto che l'Elysium è il luogo di ritrovo dei vampiri. L'Elysium, questa notte, si trova nei docks, che sono la vecchia zona dei porti di Londra, che è stata ristrutturata per ospitare diversi locali notturni, discoteche, locali, cose di questo genere. L'Elysium, siete stati avvisati, che si trova al Fairy's Pool, che è un mezzo discoteca, mezza mostra. Sapete che è tenuto dal primogeno Toreador, che è molto, molto fiero di questo locale. E praticamente il locale possiede la zona bassa, i primi piani adibiti a uso dei mortali. In pratica il primo piano è una discoteca, il secondo piano è una mostra d'arte, oppure dove si fanno delle manifestazioni, ci sono delle opere, diciamo che è una cosa molto chic, e il locale è considerato un locale molto in della zona, mentre il terzo piano è sempre una specie di mostra, ma è adibito per l'uso dei fratelli. Nella Camarilla, tra i vampiri, ci si chiama fratelli e sorelle, per fingere, perché è proprio fingere, un rapporto esatto di fratellanza, di convivenza felice tra tutti quanti. Quindi il primo che arriva credo che sia il nostro taxista, perché anche perché io faccio un giro lungo e tortuoso, master, io faccio un giro che comprende tutte le coincidenze, quindi se non smetto mai di muovermi prendo sempre un mezzo, solo che è lungo. Perfetto, quindi l'ultimo ad arrivare sarà William Temple, perfetto. Jamie, sì. Arrivi davanti a Elysium. Parcheggiare è sempre un casino in questa zona, perché i docks sono sempre pieni, però per fortuna c'è un parcheggio riservato apposta per i fratelli. Tipo invalidi col segno di canini, praticamente. Sì, sì. Mi ricordi, tu hai status, Rourke? Tipo? Status. Hai status? In background c'è cioè una cosa che si chiama status. Ce l'hai o no? Se non lo sai, evidentemente no. Sì, no, status 1. Ah, ok. Sì, no,
ce l'ha. Scusate, sono D&D status, tipo veleno, roba del genere. Ah, capito. Allora, per chi ci sta seguendo mentre Rex è in cerca, lo status è un punteggio che indica, mostra quanto tu sia conosciuto tra i vampiri della città. Più si è famosi, più ovviamente è facile essere riconosciuti, rispettati. Quindi Rourke, tu quanto hai status? Ho un punto su status. Perfetto. Il posteggiatore, che sai essere un ghoul, quindi un mortale che beve sangue di Cainita al servizio del primogeno Toreador, ti fa posteggiare subito perché ti è tenuto apposta un posto. Ok. Ovviamente ti saluta, fa tutte le riverenze del caso e ti augura una lunga notte. Sì, grazie. Entro nell'Elysium. Ok, il locale all'ingresso è pieno così. C'è un sacco di coda davanti al locale perché c'è molta gente che vuole entrare. Non perché il locale in realtà piaccia così tanto, perché è molto particolare, troppo particolare a volte, ma più che altro perché è un posto talmente particolare che tutti i turisti vogliono andare lì. Quindi tutti i turisti di Londra, tutti i giovani di Londra, soprattutto i turisti, quelli in visita, vogliono almeno fare un giro nel locale. Perché è stranissima, cioè una mostra di fotografie mentre si balla e puoi bere con la musica sotto, è un posto veramente strano. Quindi c'è un po' di coda, però... Proprio da Toreador. Esatto. per chi ci sta seguendo per la chat, i Toreador sono il clan degli artisti. Sono quelli dei uomini e donne dei vampiri, per capirsi. No, dai, mettiamole. Era che se non avessi fatto il ventro avrei fatto il Toreador, non insultare. Sono gli amanti del ventro. I Toreador sono i culattoni pesanti della Camarilla. Non è vero. Sì. Non è vero. Il loro clan è il clan che adora le bellezze. Esatto. È fatto di mecenati. Cerca di accaparrarsi tutte le opere più belle o tutte le innovazioni. Sono stilisti, musicisti, attori. Si può trovare di tutto tra i Toreador, ma devono tutti possedere una cosa fondamentale. Prima di tutto una bella presenza, perché è richiesta in realtà, ma soprattutto una gioia per le cose belle e il talento. Solitamente è una cosa molto apprezzata tra i Toreador. Il loro punto debole dei Toreador è che quando trovano qualcosa che per loro è estasiante, si bloccano, restano fermi, immobili, ad ammirare quello che li stupisce, li appassiona, li esalta. Tra queste cose c'è vedere l'alba, quindi un Toreador è abbastanza inculato. Sono una massa di coglioni praticamente. Sì. Allora, se i Ventru hanno una scopa in culo, i Toreador se la infilano, che è diverso, capito? Se la tolgono e se la rimettono. Esatto. Allora, ovviamente, loro stanno perfettamente interpretando i vari cliché che ogni clan ha nei confronti degli altri clan. Perché una delle cose belle è che ogni clan, ogni linea di sangue, si ritiene la migliore e pensa male delle altre. Quindi ognuna ha da ridire rispetto agli altri. Ok, Jimmy, ti fai strada tra le persone che sono in fila, fino ad arrivare davanti ai buttafuori. Ok. Tra l'altro, uno di questi buttafuori lo conosci. Anche lui è un ex pugile, ma è un mortale, sai che è un mortale, e si occupa semplicemente della sorveglianza del posto. Hai fatto qualche incontro con lui? Ovviamente gliel'hai sempre date. Esatto. Però ti rispetta molto. Infatti, appena ti vede arrivare, si fa avanti, scosta un gruppetto di ragazzine giapponesi, tra l'altro, facendole urlare per farti passare appositamente. Buona serata, eh? Sì, grazie. Ci vediamo.
Perfetto, entri dentro l'Elysium, sali le prime due rampe di scala fino ad arrivare, anzi no, non le rampe, l'ascensore, scusate, prendi l'ascensore che ha come unico piano dove puoi arrivare il terzo. Ok. Quindi arrivi al terzo piano, si aprono le porte e ti trovi dentro l'Elysium. Ovviamente, essendo organizzato dal primogeno Torador, è anche questa una mostra, è molto evidente. Questa volta è una mostra di fotografie di bambini etiopi. Di cazzo di Toriadora. Con alcune personali aggiunte di alcuni quadri. Ci sono già alcuni vampiri che girano per il luogo, ma per ora lasciamo arrivare gli altri, è meglio. Okay. Introduciamo anche gli altri. Il prossimo che arriva è Jonathan Hamilton. Hamilton, tu arrivi in modo abbastanza umile, arrivi con i mezzi, arrivi giù alla fermata e cerchi di farti largo fino all'Elysium. Sì. Ovviamente hai un aspetto che non ti rende possibile, però per quelli della tua schietta, diciamo, di solito è indicata l'entrata sul retro dalle cucine. Sì. Dalle cucine c'è un altro piccolo ascensore che porta sempre all'attico. All'attico, al terzo piano del locale. Vado lì. Perfetto. Non c'è particolare sorveglianza. No, hai... C'è un uomo. C'è questo, in realtà sai che questo è un altro ghoul. Non sai di chi è questo ghoul, però diciamo che è solito trovarlo. Sempre della sorveglianza. Di solito sono in due, ma questa volta per il momento ne trovi uno. Che ti ferma e ti chiede: scusi, è l'entrata giusta per lei? Sì, dovrei entrare qui. Sono stato invitato. Dove deve andare, scusi? Al terzo piano. Ah! Sì, va bene. Prego, entri. Grazie. Ti apre la porta e ti fa entrare. Anche tu arrivi al terzo piano. Si apre il piccolo ascensore di servizio davanti a una parete di cartongesso messa appositamente per non far vedere l'ingresso di persone da quell'ascensore. Svoltato quella parete di cartongesso, ovviamente ti ritrovi in mezzo agli altri fratelli. Prima di entrare levo maschera di mille volti. Perfetto, quindi ritorni al tuo aspetto normale, al tuo brutto aspetto normale. Perché sì, perché in Elysium non bisogna usare le discipline vampiriche, è una regola. Passiamo al terza persona che deve arrivare, ragazzi, così li mettiamo finalmente tutti nello stesso posto. Il terzo ad arrivare, a meno che non voglia farsi un paio di giri dell'isolato perché è ancora ubriaco, esatto, io mi farei tipo un giro largo per smaltire un po' la sbornia. No, secondo me vai dritto dentro e fai sì. Ah, non guido io, guida l'autista. Però diciamo che per comodità di narrazione anche tu più o meno arrivi nello stesso orario, ti sei svegliato prima di loro, vabbè, sei arrivato comunque più o meno nello stesso mi orario. È passata un pochino, non mi è passata, sì, hai ancora due dadi in meno sui tiri di intelligenza e due dadi in meno sui tiri di percezione. Va bene. Sei brillo, sei praticamente brillo. Perfetto. Ovviamente arrivi con la tua bella macchina. Esatto. Mi faccio aprire la porta da guardia del corpo. Arrivo lì con la guardia del corpo. Io sì. Hai status? Sì, ho status. Ma perfetto. Ma con lui? Il goal ti fa... No, parlo con Rick. Sto parlando. Sto vedendo il suo ingresso. Sto parlando altre cose, scusi.
Perfetto, allora Rick, io entro dall'ingresso principale, spero. Ti fanno accomodare nel parcheggio riservato e sì, entri dall'ingresso principale. Ah, ecco. Ti metti sulla corsia VIP o comunque ospiti e sebbene tu debba aspettare comunque 5 minuti in coda, dopo poco arrivi. L'uomo della sorveglianza ti chiede il tuo nome. Rick Spencer, glielo dico. Scorre la lista, se lo appunta, benvenuto, e si fa da parte per farti entrare, insieme alla tua guardia del corpo. Va bene. Ah. You're in, bro, you're in! Oh, è stato facile, cosa è successo a Luca? Fermi tutti! Qual è la gabola? Esploderà il posto adesso che entra. È il cervello di Rob è entrato in auto proprio. Dov'è l'inculata? Ci sta mettendo tutti insieme per ucciderci in un colpo solo, ve lo dico subito. Questa in realtà è una one shot. Nel senso che in un colpo solo ci ammazza tutti, one shot. Anche tu adesso arrivi al terzo piano. L'ultimo ad arrivare è il nostro William Temple. Vado all'entrata sul retro perché è quella alla quale ci metto di meno ad entrare. Il goal all'ingresso. Hai status anche tu? No. Ok. Ok. Lei? Non è l'ingresso giusto. Sono invitato. Così deve entrare dall'altra parte. Terzo piano. Prego. Come al quindi a lui partire terzo piano e ci farò salire. Tu arrivi terzo piano. Allora lui è la prima prima scrematura, poi ovviamente se si entra e non sei invitati, cazzi tuoi. Nel senso la scrematura è al terzo piano alla fine. Entri in un covo di mostri, cioè a meno che non vuoi proprio farlo. È comunque brutta come situazione. E comunque Londra è considerata una città, a parte il problema con il barone degli anarchici, che comunque appunto non ha mai fatto azioni violente finora, la situazione è molto calma, quindi non ci sono particolari controlli, anzi è molto rilassata. Perfetto. Quindi io direi che facciamo due minutini, proprio due di numero di pausa. Yes. Dopodiché ritorniamo, finalmente mettiamo insieme i personaggi. Spero che la chat non si stia annoiando. Ma ovviamente è l'inizio di una nuova campagna, ragazzi. Ce ne vuole per ingranare bene. E soprattutto questo è servito a tutto per capire un po' come si comportano i vari personaggi e metterli insieme. Direi a tra poco. Yeah, a fra poco. Io rimango in chat, ragazzi, quindi se volete scrivete. Yola.